Buongiorno, benvenuti a Smart Italia, la nostra rubrica che quotidianamente vi racconta il Formez che non si ferma, il paese che non si ferma nonostante questa emergenza che stiamo vivendo. Oggi siamo insieme a due colleghe del Formez dell'area innovazione digitale, Laura Manconi e Sabrina Onano, buongiorno. Buongiorno Claudia. Buongiorno. Allora, raccontateci un po' cosa state facendo per garantire, per metterci in condizioni di lavorare in modo, diciamo, più autonomo stando a casa. E coi progetti di cui mi occupo normalmente, già siamo abituati a lavorare a distanza. Spesso lavoriamo con amministrazioni che sono lontane e quindi utilizziamo già gli strumenti di collaborazione online. In questa occasione abbiamo avuto l'opportunità di collaborare anche con i colleghi Formez, che invece normalmente non sfruttano più di tanto questa opportunità, e condividere con loro le nostre conoscenze, le nostre modalità di lavoro, che possono essere personalizzate a seconda delle esigenze, ma che ovviamente hanno una base comune sull'opportunità di condividere documenti, lavoro e appuntamenti, ad esempio. Quindi una spinta alla digitalizzazione anche per i colleghi del Formez. Diciamo che riusciamo a vedere anche un'opportunità in questo momento di emergenza. Assolutamente sì, attraverso appunto l'utilizzo di strumenti che non fanno parte degli strumenti, dei tool che quotidianamente tutti quanti utilizzano, ma che sicuramente può essere ampliato in questa occasione, diciamo, di emergenza, ma che poi è un patrimonio che rimane, che può essere utilizzato anche successivamente, anche per facilitare il lavoro collaborativo. Laura, cosa ci dici di questa emergenza? Cosa ci resta di questa emergenza? Che cosa stai facendo per mandare avanti il tuo progetto? Lo ricordo, Laura Manconi è responsabile del progetto Partecipa, questa piattaforma del governo con cui si amplia il momento della partecipazione dei cittadini nei vari momenti di decisione in base alle varie consultazioni che vengono pubblicate. Laura? Allora, diciamo, per sua natura quello è un progetto che aveva all'interno una forte componente tecnologica, quindi come hai detto tu, noi lavoriamo per, diciamo, gestire e supportare le consultazioni promosse dalle amministrazioni centrali, quindi ovviamente parliamo di una piattaforma online, c'è una parte di lavoro importante a distanza. Però quel progetto prevedeva, per esempio, un'attività di supporto e di affiancamento, in particolare al Dipartimento della Funzione Pubblica, per attività anche di animazione e di supporto alla rete del forum OGP e alla struttura redazionale che alimenta i canali web del Dipartimento, sia il portale OpenGov che quello consultazione. Quindi ovviamente abbiamo dovuto ripensare il modo con cui i colleghi che stavano lì al Dipartimento potevano svolgere il loro lavoro, quindi abbiamo utilizzato in maniera più importante ovviamente strumenti di condivisione di comunicazione a distanza, abbiamo organizzato più spesso riunioni online, quindi utilizzato strumenti di videoconferenza. Lo stiamo facendo anche coinvolgendo le amministrazioni che contattano il Dipartimento per utilizzare la piattaforma per gestire processi di consultazione, quindi diciamo abbiamo un po' dovuto spingere sull'utilizzo di canali di comunicazione, modalità di incontro e di confronto che in altri momenti sarebbero state probabilmente in presenza o che avrebbero visto meno l'utilizzo delle tecnologie. Quindi diciamo che cavalchiamo l'onda di questa necessità anche per sviluppare le competenze digitali delle varie amministrazioni in momenti che solitamente sono in presenza, una riunione ad esempio, no? Una missione. Esattamente, sì. Quindi diciamo nel farlo ovviamente, mentre prima sarebbe bastata diciamo, più facilmente una telefonata o un'email in cui ci si accordava su quando svolgere l'incontro e dove, adesso invece dobbiamo anche fare un'attività di, diciamo, di accompagnamento all'uso di strumenti, quindi magari prima di fare una riunione online noi
diciamo, Formez utilizza una piattaforma che è Adobe Connect per realizzare le attività di videoconferenza e la propria attività di formazione a distanza. In questo caso noi, diciamo, prima di organizzare gli incontri, contattiamo i referenti delle amministrazioni, facciamo un test di connessione, di verifica delle dotazioni informatiche per capire se la persona che magari in quel momento non si trova in ufficio, quindi come tutti noi si trova a lavorare con le strumentazioni tecnologiche di cui dispone in casa, è in grado nelle condizioni di potersi collegare da casa attraverso l'ambiente che noi mettiamo a disposizione del Dipartimento e delle altre amministrazioni che sono interessate alle attività di questo progetto. Quindi sì, facciamo anche un'attività, diciamo, implicitamente di formazione all'uso delle tecnologie. Sabrina, quanto è difficile lavorare da casa, per quanto tu sia dell'area innovazione tecnologica e quindi abituata al digitale? Io sono abituata a lavorare nel digitale in un ambiente, diciamo, in un ambiente digitale, in un ambiente protetto, in un ambiente di lavoro. Lavorando da casa si incontrano le difficoltà che hanno tutti quelli che lavorano da casa con una famiglia attorno, perché siamo tutti a casa e quindi c'è da conciliare spazi, tempi. Fortunatamente abbiamo una buona connessione e quindi riusciamo a convivere e lavorare tutti assieme discretamente, però anche questo è un problema, non tutti quanti si trovano nelle stesse condizioni ed è un elemento che insomma, rende meno facile lavorare anche con gli strumenti digitali. Gli strumenti digitali funzionano bene se ti trovi nelle condizioni ideali di utilizzo, sia dalla quello che può essere appunto la connessione internet, il computer, il software che hai a disposizione. Noi a lavoro abbiamo dei computer che sono attrezzati in una determinata maniera, ovviamente qua stiamo lavorando tutti con i nostri dispositivi in condizioni decisamente diverse. Laura, grazie al vostro aiuto. Dopo questa emergenza saremo tutti un po' più bravi, ce la faremo? Certo che ce la faremo. Senz'altro. Ce la stiamo Questo facendo, chi deve continueremo. mettere in discussione? Insomma, stiamo attraversando un'emergenza molto, molto grave, molto seria, però stiamo cercando di affrontarla al meglio che possiamo, quindi certo. Grazie, Sicuramente avremo imparato qualcos'altro. arrivederci. Grazie a te, Arrivederci. Claudia, arrivederci.